Oggi vi faccio sentire ben due accordature dal mio corso, o meglio due setup differenti. Io voglio farvi veramente capire quante sono le possibilità che possiamo avere sul nostro strumento, perché certe volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, quindi ci sono veramente dozzine di possibilità. Tipo vogliamo avere più proiezione verso di noi, quindi un pochettino più di attacco, un suono un pelo più alto, perché abbiamo dei microfoni oppure abbiamo i linear monitor, vogliamo un suono più pulito fuori. Oppure vogliamo, tipo non siamo microfonati, vogliamo avere un pochettino più di proiezione di bassi verso il palco, quindi verso chi ci ascolta, perché come ho detto prima non siamo microfonati, quindi ci serve un pochettino più volume e più corpo fuori. Tutte queste cose vengono spiegate nel corso e ci sono veramente 2000 possibilità. Veramente, se uno non vede non crede, quindi tutte le volte che faccio dimostrazioni qualcuno dice: ah, non lo sapevo, magari è 20 anni che suona. Proprio perché io ho fatto, tuttora faccio sempre 1000 esperimenti e cerco di andare a vedere un pochettino tutte le possibilità che ci sono nel nostro strumento. È una cosa veramente molto molto bella da scoprire, ci sono veramente più possibilità di quelle che immagini. Quindi adesso andiamo a vedere due setup che sono l'uno l'opposto dell'altro. Uno si chiama proprio setup ignoranza, ed è fatto con una DV con una coratura particolare, con delle pelli particolari. L'altro invece con una WFL degli anni 50, con suoni veramente molto molto morbidi, che ricalcano anche molto, diciamo, la scena del momento. Chiaramente suonati su un pezzo un pochettino più tranquillo di Jimi Hendrix. Fatemi sapere cosa ne pensate. Il mio corso, come sempre, è disponibile sul mio sito www.yourdrumsound.com nella sezione corsi. A presto!